Siamo a fine giugno e i mercati finanziari sono un punto di svolta. Saliranno o scenderanno? Come si comporteranno i mercati alla luce delle nuove mosse messe in atto dalle principali banche centrali? Ce lo dicono gli analisti e i trader di House of Trading. Sì, la seconda carta è, diciamo, sulla filosofia di Nicola, anche se non la conoscevo fino ad oggi, ovvero abbiamo un long su S&P 500 con un ingresso a 4.362,10. Vediamo i livelli operativi. Ingresso a 4.362,10. Lo stop loss è sotto il minimo. Il fatto è che abbiamo la possibilità che stia iniziando a partire un nuovo settimanale, se non qualche cosa di più, dai minimi che sono stati fatti. Per cui, per quanto riguarda proprio l'S&P 500, l'aspettativa è di una salita non soltanto per una singola giornata, ma per più tempo nella realtà dei fatti. Per cui abbiamo bisogno almeno di un paio di giorni di rimbalzo barra lateralizzazione, quindi intendiamo ragionare appunto di questo tipo di movimento che ci aspettiamo. Ti è piaciuta questa strategia? Bene, iscriviti al canale BNP Paribas, attiva la campanella e rimani sempre aggiornato sulle operazioni proposte dai trader e degli analisti che vedete sfidarvi ogni settimana alle 17:30 ad House of Trading.